Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente il video che mi avete richiesto di più in assoluto da quando ho partorito, oltre a quello del parto che già vi ho fatto. Però mi era venuta un'idea, perché vi ho raccontato del mio parto per sommi capi, avevo forse partorito da più o meno da 4 mesi, adesso Daniel ha 8 mesi compiuti pochi giorni fa. Vorrei rifarvi quel video anche perché mi ricordo che non vi raccontai proprio la fine, quindi se vi fa piacere scrivetemelo nei commenti e lasciate tanti tanti like a questo video, così capisco che vi piacciono questi video. E adesso voglio parlarvi di tutte le cose che in assoluto io ho comprato, mi sono servite, quindi vi straconsiglio se siete incinte, se dovete avere un bimbo, se avete un bimbo piccolo, la mia esperienza. Ovviamente poi aspetto i vostri commenti. E cosa invece ho comprato che è stato inutile, quindi non ricomprerei. E lui è qua davanti a me che mi guarda, infatti è sull'altalenina che poi vi mostrerò nel video, che è una delle cose in assoluto che vi straconsiglio. E se sentite questa musichetta in sottofondo è la musichetta dell'altalenina, lui sta tranquillo, mi guarda e si dondola sull'altalenina. Allora, in assoluto, prima vi voglio parlare dei prodotti che utilizzo per Daniel, che voi sempre mi chiedete. Allora, io utilizzo tutti i prodotti naturali e biologici che potete trovare su caritashop.com. Sono prodotti che, anche se non li vendessi sul mio shop, li userei, perché li uso da ancora prima di avere Daniel, pensate, perché li utilizzavo anche per me, che ho la pelle sensibile e poi amo tantissimo le profumazioni. Costano pochissimo, quindi veramente un consiglio che vi do col cuore, costano pochissimo e sono naturali. Vedo purtroppo prodotti super costosi per bimbi che contengono le peggio schifezze, questi sono naturali e costano una sciocchezza. In più vi lascio anche il mio codice, che attivo 24 ore da adesso, ed è Carlita YT, con cui avrete un ulteriore 15% di sconto su tutto il sito Carlita Shop. Dolce bagnetto, ragazze, sarà la, non so, la settima, ottava confezione. Ogni volta che vi faccio il bagnetto utilizzo sempre questo, è una bomba, lascia la pelle così morbida, poi il profumo lo dovete provare, veramente non c'è nulla più bello di questo. E so che tantissime lì già le utilizzate, perché ve li mostro anche nelle storie Instagram e vi ringraziate, ragazze, sono una favola, cioè è il top, se no lo userei su mio figlio. Le cremine, pasta di mamma, cambio pannolino, e questa per il cambio, e queste invece coccole di mamma per idratare, per i massaggi, per tutto il corpo, sul visino, sono favolose, le dovete prendere. Poi c'è l'amido di riso, che lo metto sempre nel bagnetto, lascia la pelle morbidissima. Poi c'è questa, che è la vitamina E pura, questa è una salvezza perché vi aiuta tantissimo a lenire le infiammazioni, i rossori. E anche questa qua l'ho utilizzata anche sul seno. Infatti volevo darvi anche qualche consiglio, allora vi metto tutti i link dei prodotti nel box informazione, perché ci sono tutte le linee bimbi, non solo sono questi, ve li scrivo tutti nel box informazione, li utilizzo tutti e su tutti avete il 15% di sconto, ma costano veramente pochissimo. Questa qua, vi dico, io la utilizzavo anche sul seno e, quando ero incinta, ed è una cosa che vi aiuta tantissimo, la vitamina E. Anche questa costa poco, se la prendete in farmacia costa un occhio della testa, invece questa qua costa pochissimo ed è biologica ed è pura. Per le smagliature, ragazzi, allora, in assoluto a me non mi è venuta una smagliatura. Cosa ho utilizzato durante tutta la gravidanza? Quest'olio 90-60-90 antismagliature, lo potete usare anche sul seno. Infatti c'è scritto cosce, glutei, addome e seno, è una bomba ed è buonissimo. Questo lo utilizzate ogni sera. Dopo continuate con la crema, sempre 90-60-90, rassodante antismagliature, c'è scritto proprio sopra, è veramente favolosa. Questa in verità io la utilizzo sempre, non solo in gravidanza, infatti questi prodotti li utilizzo anche adesso, soprattutto appena partorito, non smettete di utilizzarli. E per i primi mesi, io ho partorito da 8 mesi, ma questa la uso sempre, ma la usavo anche prima, comunque dopo la palestra, perché anche una crema rassodante, poi le smagliature non vengono solo in gravidanza, quindi questi consigli vanno bene anche se tipo state facendo una dieta. Lui guarda e mi sorride, è molto molto buona. Quindi ok, olio, continuate il massaggio con la crema, una crema specifica per il seno è questa qua, crema rassodante seno volumizzante, è molto molto buona, l'olio di argan marocchino, io la sto utilizzando ancora adesso. Vi metto anche di questi qua nel box informazione il link, comunque trovate tutto nella categoria cellulite e smagliature su caritashop.com.
L'ultimo consiglio che vi voglio dare per le smagliature è questo. Questo è il peeling acido contro le smagliature. Ragazze, è una bomba. Questo qua serve per eliminare e schiarire anche le smagliature, quelle più dure a morire, fra virgolette. E ho delle recensioni vostre pazzesche, perché in tantissime mi dite che vi ha risolto problemi, smagliature e anche cicatrici, peli incarniti. Proprio vi rende la pelle senza imperfezioni, è favoloso. Questo qua però io l'ho iniziato a utilizzare dopo la gravidanza, quindi vi consiglio, in gravidanza soffermatevi sull'olio di mandorle, soffermatevi sulle creme. Questo qua lo potete utilizzare dopo la gravidanza, perché comunque è un prodotto acido, quindi comunque è meglio utilizzarlo dopo, perché contiene anche tanti estratti, è molto molto buono. Io ve lo stronzio, pensate che questo qua è un best seller assoluto, va sempre sold out su caritashop.com, quindi non ve l'avevo mai fatto vedere, perché ogni volta che lo mostro nelle storie Instagram va sold out in poche ore. Adesso c'è, quindi adesso vi conviene di farmi scorta, è veramente un prodotto migliore contro le smagliature. Lui che ride e fa il pazzo davanti a me. Quindi ragazzi, adesso io prendo la videocamera e vado girando per la casa per mostrarvi tutte le cosine che utilizzo per Daniel e vi straconsiglio, e quelle che purtroppo mi sono accorta di non aver utilizzato. E ovviamente aspetto i vostri commenti, dove magari potete dare anche voi qualche consiglio a me, dirmi se la pensate come me, se condividete le mie scelte. E niente, vi mando un bacio, perché è finita la quiete, si sta iniziando a lamentare. Quindi aspetto i vostri commenti, tanti pollici in su se vi piacciono questi video. Questo me l'avevate richiesto in tantissime. Grazie. Allora, innanzitutto iniziamo con quest'area giochi, che è una cosa che inizialmente non vi serve subito, però poi dopo pochi mesi vi serve. La prima cosa che vi serve di più in assoluto è questa qua, la palestrina. Questa io l'ho messo fin da subito, perché lui praticamente questa vabbè, tutto quello vi faccio vedere, ovviamente prendete quella che trovate, perché ce ne sono tantissime in commercio, e il concetto è importante. Questa è musicale, suona e si accende la luce, e io fin da subito lo mettevo qua, e lui praticamente stava tranquillo perché c'era questa musichetta che lo distraeva. Ok, questo è un cuscino, anche questi qua sono molto utili, soprattutto i primi mesi, e praticamente questi qua servono per far venire, soprattutto sono antisoffoco, e quindi sono importantissimi, e poi servono per far venire la testa bella tonda. Adesso non so se è un caso, ma Daniel ha una testa che è una pallina però comunque questa palestrina serve, perché vi dicevo, magari se lui piangeva o non voleva stare tranquillo, lo mettevo qua, una mezz'oretta tipo si stava tranquillo, adesso gattona e ci va da solo. E poi questo tappeto anche vi serve, soprattutto quando inizia a gattonare o comunque a dondolarsi eccetera, quindi è una cosa utilissima, e va igienizzato ovviamente tutti i giorni. Noi poi ci abbiamo messo anche varie copertine, tappeti, perché comunque è troppo poco il perimetro. Adesso devo prendere uno di quelli là, lo sto cercando, e qua c'è anche sempre Pupi nella sua area giochi, e quello che ha praticamente un recinto, ed è bello grande, perché lui adesso si allontana, inizia a gattonare, però questo qua con materasso e recinto mi dà una spedizione molto lunga, quindi per questo ancora non l'ho preso. Poi questo qua anche è carino, ed è una cosina che vi può servire, questi giochi che suonano, che cantano, vedete, tipo questo qua. Oddio, dai, canta, si è scaricato? Ecco qua, questo fa questo. Suona e canta premendo la pancia, e comunque lo tiene un po', lo intrattiene un pochino. Ok, adesso lui continuerà. Poi questo giochino, anche questo dai 6 mesi, però molto, vedete? E lui questo movimento con le mani lo fa molto, quindi è utile. Questi qua invece sono i dudù, questi servono tantissimo per farlo dormire, lui li usa tantissimo questi qua per dormire, quindi questo qua, soprattutto se non prende il ciuccio. Ecco, una cosa inutile sono i ciucci, comprati miriade di ciucci mai utilizzati. Lui invece preferisce mettere questi qua in bocca, oppure i pannucci, quelli là proprio di cotone, quelli per lui sono proprio essenziali. Vari pupazzettini, ok. Questa piscina, un'altra cosa di cui mi chiedete sempre, anche questa qua è una cosa molto utile, anche se vi devo dire la verità, adesso lui
Praticamente ci vuole un fucile e bisogna ucciderlo. Sparargli. Basta, ok. Questa piscina, ragazze, è carina. Però vi devo dire la verità, pensavo di utilizzarla di più. E invece non l'ho utilizzata proprio tantissimo, perché penso la utilizzerò di più da adesso in poi. Perché quando è piccolino, lui praticamente ci cade nelle palline e quindi si innervosisce. Quindi bisogna che sia un po' più grande. Quindi adesso che lui ha 8 mesi, penso la sfrutterà di più. Ok, poi anche pupazzi di questo tipo grandi sono molto comodi, che lui si rotola, lo abbraccia, gli tira i capelli, quindi ok. Un'altra cosa che vi consiglio è un divano grande. Se ce l'avete già come noi è utile. Se magari state facendo, se tipo siete incinte e state facendo casa, prendetelo grande perché vi servirà. Lui adesso così è molto più comodo se dovete dargli il latte, poi lui inizia a gattonare, quindi è meno pericoloso, no? Perché prima di andare a terra c'è più spazio, quindi conviene il divano grande. Poi questo qua, questa è la struttura che noi abbiamo preso per praticamente questa qua dondola anche e poi serve anche come seggiolone. Vi devo dire la verità, pensavo di sfruttarla di più quando dondolava, invece l'abbiamo sfruttata pochissimo, però la utilizziamo ogni giorno invece come seggiolone, quindi un seggiolone pappa vi serve. Da quando inizia a mangiare, lui ha iniziato lo svezzamento a 6 mesi, c'è chi lo inizia prima, noi ci siamo, il pediatra ci ha consigliato così, ci siamo trovati benissimo, quindi questo qua ovviamente vi serve, però non subito, poi lo comprerete in seguito. Questa qua, ecco, questa è una cosa che mi chiedete sempre. Questa è stata la mia salvezza. Questa è l'altra che ho sopra, queste altalenine da cui lo mettete dal primo giorno di vita, veramente fin da subito, e sono molto molto utili perché lo mettete qua, questa praticamente quando l'accendi, vabbè adesso sta spenta, comunque inizia, dondola, fa vari movimenti, suona, fa varie cose, quindi poi c'ha queste palline qua che adesso noi abbiamo staccato, una c'ha lo specchietto e lui si guarda, comunque sono carine, sono tutte cose che io ho comprato e mi sono trovata utile, quindi ovviamente, per esempio questa qua però, meno tempo di quell'altra, quella adesso che vi faccio vedere la utilizzo ancora adesso, questa qua purtroppo ha un difetto che ha una imbracatura che praticamente a un certo punto lui diventa grande, quindi si inizia ad alzare. Quindi adesso per esempio mi capita a volte di metterlo, però molto molto poco, perché lui si alza, io ho sempre paura che possa cadere, quindi secondo me questa fino ai 6 mesi, poi dopo. Invece quell'altra continuo a utilizzarla, dopo ve la faccio vedere. Poi andiamo qua a vedere queste cosine. Allora, questo qua è lo sterilizzatore. Questo sterilizzatore vi serve tantissimo. Sempre sposto le cose qua. Ok, questo vi serve tantissimo. Noi sterilizziamo tutti i ciucci, tutte le cose, e ci troviamo abbastanza bene. Questo costa pochissimo. Comunque c'è molte cose, ce l'hanno regalate quando abbiamo fatto baby shower, pure amici e parenti. Comunque questo vi serve, noi lo utilizziamo tutti i giorni, facciamo anche vari cicli. Semplicemente si mette l'acqua qua sotto e lo attivate, e lui in 5 minuti sterilizza tutto. Quindi piuttosto che sterilizzare le cose sul fuoco, sterilizzate qua dentro e state a posto. Ok, quindi varie le bottigline ovviamente vi servono. I ciucci, vi dico, dalla mia esperienza, non comprate le 100.000, prendete uno solo, perché tanti bambini non lo prendono il ciuccio come Daniel, che non l'ha mai voluto, e vi trovate con tantissimi ciucci inutili. Questo è molto carino ed è una cosina che vi serve per mettergli un po' di frutta, fagli sperimentare l'autosvezzamento, no? Quindi ci metti un pezzettino di frutta, glielo dai in mano e lui se lo ciuccia 2-3 minuti e poi lo lascia lì. Vabbè, però comunque serve, è utile. Un'altra, una cosa che veramente vi serve tantissimo, una cazzata, 20 euro, ma veramente una salvezza: bollitore per l'acqua per il latte. Questo è una salvezza, perché voi ci mettete l'acqua dentro, piuttosto che farla o su fuoco o nel microonde, qua in pochissimi secondi è bollente, quindi quando il vostro bambino piangerà perché vorrà il latte, voi benedirete questa. Un'altra cosa, sto facendo vedere proprio tutto. Allora, un'altra cosa che è proprio una benedizione, un consiglio, tante cose me l'avete consigliate voi su Instagram, tipo me l'avete consigliato, io l'ho comprata e mi hanno salvato la vita, tipo questa qua, una borraccia, costa pochissimo, la trovate su Amazon, veramente una sciocchezza, ma questa vi cambia la vita. Allora, voi cosa fate? L'acqua bollente che avete scaldato nel bollitore, vi ho fatto vedere, la versate qua dentro, ci mettete la bottiglina,
ovviamente ben attappata, chiudete, avvitate e in 4 minuti è il metodo più rapido, il vostro latte alla temperatura giusta. Se dovete andare fuori, nessun problema, perché voi dovete vivere la vita e non crearvi dei limiti. Quindi cosa fate? Scaldate l'acqua, la mettete in questa borraccia, questa si svuota lente, quindi ragazze la mettete qua dentro, mettete questo qua dentro, questo si chiude e vi portate questa e la vostra bottiglina. Al momento che il bambino deve bere il latte, voi non avete neanche bisogno di un bar che vi scaldi l'acqua, perché fate tutto in autonomia. Questo si schiaccia qui, quindi senza preoccupazione che vi potete ustionare. Versate l'acqua bollente, ci mettete la bottiglia, chiudete ed è fatto. E l'acqua, dopo che avete scaldato, la rimettete nella borraccia e la potete utilizzare anche per 2-3 volte. Io vi dico 2 volte, perché poi, soprattutto d'inverno, comunque inizia a raffreddarsi subito. Vabbè, nel caso comunque ve la fate, la date a un bar, ve la fate riscaldare di nuovo. Top, questo vi salva la vita. Momento svezzamento, queste qua, allora questo è il pannuccio che vi dicevo, questi sono i quadrati, i pannucci, non so come li chiamate, lui li usa a posto dei ciucci, quindi io ne ho tipo un centinaio e lui deve averlo sempre quando dorme, quando tipo sta nella culletta, senza questo lui non si addormenta, quando usciamo io lo metto in mano. Ed è la sua, diciamo, il suo ciuccio è questo qua, lui succhia questo e proprio sente il suo odore. Quindi questi qua che sono quelli che voi, quando dovete comunque prenderne in quantità industriale, di questi panni di cotone quadrati, vi serviranno tantissimo anche per pulire il faccino, per dargli il latte e non farlo sporcare, pulire il musetto, qualsiasi, comunque questi qua veramente tanti tanti tanti. E argomento svezzamento, ho preso queste qua che sono tipo delle bavagline con cui gliele mettete addosso e lui non si sporca, quindi sono comodissime. L'unica cosa è che lui tende a mettersele in bocca, quindi dovete bene allacciargliele. Questi qua anche sono carini e sono dei bavettini di silicone dove praticamente la pappa va a finire qua dentro e lui non si sporca. Vi devo dire la verità, sono molto carini e molto utili, però io non li posso utilizzare tantissimo a minora che lui è all'inizio, perché tende tantissimo a questa gomma, lui piace tanto mangiarla, quindi si crea un casino. Io che voglio imboccarlo, lui quello, questo lo vuole mettere in bocca, quindi questi li evito un po'. Con questi mi trovo meglio perché glieli metto bene, c'hanno due laccetti, ok. Se no, o l'alternativa è mettere i bavettini normali e lavarli ogni volta, oppure questi qua di carta che sono praticamente, glieli mettete, questi sono utili anche tipo se andate fuori, però anche questi qua tende a metterseli in bocca, quindi è un po' una lotta. Altra cosa carina carina che vi devo far vedere è questo qua, anche questo qua 20 euro, non mi ricordo, ma comunque massimo un 30 euro, ho pagato pochissimo. Questo qua serve per fare il bagnetto, comodissimo, perché dopo vi farò vedere, andiamo sopra, a un certo punto il fasciato diventa piccolo, soprattutto se avete un bimbo molto lungo come Daniel, che è molto lungo, quindi non ci va più nella sua vaschetta. Per fare il bagno della vasca in comodità, in serenità, questo ha la comodità delle ventose che si attaccano nella vasca, quindi non si muove, è fermo. Questo si apre, voi lo inserite il bimbo dentro e lui qua dentro può stare tranquillo perché non si ribalta, sta tranquillo anche se vi dovete allontanare, io non mi allontano mai comunque, però potete fare anche il bagno con lui, voi vi sedete qua e lui qua, e lui gioca molto con queste cosine, è molto carino. E vi dico la verità, io questo qua lo uso più fuori dalla vasca che nella vasca. Voi direte perché? A volte quando lui tipo qua a terra si stanca eccetera, io lo metto seduto qua dentro, tipo che mi guarda, che io faccio le faccende, le cose, e lui si sta tranquillo, questo si blocca a terra perché è una ventosa, lui sta qua dentro, muove ste cose, insomma una ventina di minuti ci sta in autonomia. E a volte anche quando vado in bagno, adesso vi mettete a ridere, tipo devo andare in bagno e non ho nessuno in casa, piuttosto di lasciarlo da solo me lo porto in bagno, io mi metto sulla tazza seduta, lui si mette, lo metto qui dentro seduto e lui mi guarda, giochicchia, io vado in bagno serenamente. Ho trovato questa soluzione perché ragazzi era un casino andare in bagno. Vabbè, andiamo sopra. Se siamo nella cameretta di Dani, allora vi faccio vedere una cosa che vi servirà. Vabbè, ovvio, dovete prendere un armadio, un fasciatoio, e io ho aggiunto questa cassettiera e bene ho fatto.
poiché praticamente qui in questi cassetti sono poco, è poco lo spazio, quindi praticamente una cassettiera, veramente il consiglio che vi posso dare, questa anche l'ho pagata pochissimo, l'ho presa su Ikea, è veramente stata una salvezza, ragazze, perché qua ci ho messo un sacco di roba, veramente i bambini poi pigliano un sacco di spazio. Ok, fasciatoie, vedete qua sotto, qualunque scegliete, sono tutti fatti così, hanno la vaschettina, beh qua c'è una prolunga, questo non lo utilizziamo più, però all'inizio lo utilizziamo ogni giorno, quindi vi serve. Un'altra cosa che vi serve sono questi qua, i copri fasciatoi. Questo qua io l'ho comprato, mi sembra da Prenatal, o comunque li trovate, questi prendetevene anche tanti, 4-5, perché quando lo cambiate lui si sporca, vedete, tipo adesso lo devo cambiare. Poi qua io ho il phon, perché voi direte il phon sarà la vostra salvezza. Questo non è un phon per bimbi, ma è un phon praticamente che ha una potenza bassa, poi bianco, quindi wow. E niente, io lo metto qua dentro questa taschina, si poteva anche mettere un gancio qua, vabbè. Praticamente è l'alternativa più rapida alle stufette, perché praticamente ci sono anche delle stufette che si vendono e vi buttano all'aria calda. In questo modo io quando lo cambiavo, quando gli faccio il bagnetto, lo asciugo col phon, poi soprattutto i primi mesi il phon rumore bianco che lo calma tantissimo, quindi vi dico, i primi mesi sarà il vostro miglior amico, poi passati 2-3 mesi finirà l'effetto, ve lo dico già, 3-4 mesi basta, però vi serve perché io lo asciugo sempre anche dietro la nuca, se magari ha dei capellini bagnati. Ok, un'altra cosa che vi salverà sono questi mangiapannolini. Questi mangiapannolini praticamente non vi fanno sentire la puzza, per me sono essenziali. Voi buttate tutti i pannolini, anche questi costano poco, prendete la busta, non puzzano, e ce ne vanno tantissimi dentro. Ok, cos'altro dirvi? Ah, qua dentro io ho tutti i prodotti bimbi di cui vi ho parlato prima, che veramente utilizzo dalla nascita e vi straconsiglio. Questi qua sono biologici, naturali, costano pochissimo, li trovate tutti su caritashop.com, vi ho lasciato anche il codice Carlita15, costano già pochissimo, sono veramente naturali e bio e sono i migliori. Non capisco perché vendono tanti prodotti in commercio che costano tantissimo e sono pieni di paraffina. Questi sono il top, costano poco e in più col codice risparmiate ancora qualcosina. Anche gli unguenti sono carini, comunque sono top, quindi questi prodotti vi serviranno, già ve li ho spiegati quindi non mi soffermo. Vi servirà la spazzolina, vi servirà la forbicina per tagliarli le unghie e cos'altro, penso queste sono le cose che servono, il resto sono un po' anche inutili. Questi divisori che mi chiedete sempre li ho presi da Ikea, sono molto comodi appunto per suddividere le varie cosine. Poi sotto ho tutte le copertine, le cosine, vi ho detto, ah, questi qua, questi pannucci proprio in quantità industriali, copertine, che io poi sono fissato, quindi li lavo ogni giorno, qua ho le cose che non gli vanno più, ok. Poi qua ve l'ho detto, allora, una cosa che vi serve è il burro di karité, veramente essenziale, perché proprio per i bimbi è un toccasana, è la cosa più naturale del mondo. E poi i dolce bagnetto, uno è finito, un altro già ho preso quello nuovo, ogni giorno, perché io il bagnetto glielo faccio un giorno sì e un giorno no. Questo è veramente top, ragazze, ve lo straconsiglio, fatene scorta, anche perché va sempre sold out su caritashop.com, quindi fatene scorta. Vari carillon, anche una lampada vi serve perché la notte voi vi sveglierete perché il vostro bimbo piange, magari gli dovete dare il latte, lo dovete cambiare, avere una lampada vi salverà perché la luce forte lo disturba e lo sveglia e voi non dormite più, voi non volete questo, quindi vi salverà la lampada che voi le terrete sempre accesa la notte e non lo sveglierà. Questi sono quei piccoli consigli che solo una mamma, solo dopo averlo provato, uno ve lo può realmente dire. Ok, un'altra cosa che noi abbiamo utilizzato molto è questo scaldino che noi mettiamo qua sopra, direzionato verso di lui, che riscalda un po' la stanza appunto quando lo dovete cambiare eccetera. Una cosa che purtroppo non ho utilizzato tantissimo ancora, penso lo utilizzerò da adesso in poi, è il box, questo tipo di box, poiché lui ancora non si alza ancora e poi lo vede troppo stretto, quindi ecco perché gli volevo prendere quello là, vi ho detto grande da mettere giù in su
soggiorno, quindi questo qua al momento ancora non l'ho utilizzato tantissimo. La prima cosa, adesso qua ci sono varie cose dentro perché non la utilizziamo più, ma la cosa in assoluto che voi dovete prendere come prima cosa, e tante ragazze mi scrivono: Carlita, ma la Next to Me, ragazze, la Next to Me è la vostra, e io me la so comprata, cioè non è una collaborazione, niente collaborazione, è tutto comprato, anzi questa qua in realtà me l'ha regalata mia cognata, perché ovviamente anche lei è stata mamma, ed è un consiglio veramente che vi do col cuore. Questa va vicino al letto e la cosa bella è che si abbassa qui, quindi diventa un tutt'uno col letto, ed è il metodo migliore, perché se no il vostro bimbo lo dovete tenere nel letto ed è veramente scocciante, ma quanto poi anche pericoloso. Invece lui così sta nella sua culettina vicino a voi ed è comodissimo, anche se allattate è comodissima. Comunque questa qua l'ho utilizzata fino a poco fa, fino a 7 mesi più o meno, è una salvezza ragazze. E anche questo qua, spesso mi chiedete, questo è il cuscino, un riduttore che praticamente si mette per, anche questo qua antisoffoco, e anche questo qua serve per appunto, vedete lui sta, perché all'inizio è talmente piccolo che in questa culletta, perché questa la utilizzate dal primo giorno di vita, lui va troppo largo e poi piange perché non si sente circondato, non si sente caldo, non so spiegarvi. Comunque invece lui qua va proprio dentro qua, e quindi io vi consiglio questa e questo. Questo qua lo potete utilizzare anche tipo i primi mesi per metterlo dentro tipo sul divano, sul letto, perché lui sta proprio, vedete, protetto, e poi anche antisoffoco, quindi ha anche una funzione importante. Copertine a non finire. Questo è il bagnetto, poiché questo qua vi ho detto che si è fatto piccolo, abbiamo preso quest'altro bagnetto, e questo è quello della Cam se non erro, ok, questo abbiamo comprato appunto per fargli il bagnetto. Lui qua dentro ci va, ok, ci va, oh mio Dio, ci va alla grandezza. L'unica cosa ragazzi è che qua dentro lui schizza l'acqua, ha imparato a sbattere i piedi e schizza, quindi fa un mare d'acqua a terra, ecco perché preferiamo a volte farglielo nella vasca giù, o mettiamo tanti tappeti così a terra, o glielo facciamo nella vasca giù con il tuffetto, il sediolino che vi ho fatto vedere. Ok ragazze, sono arrivata nel mio studio dove ho qui l'altra altalenina che volevo mostrarvi. Questa l'ho utilizzata tantissimo e pensate che me l'ha regalata mia cognata a 10 anni questa, adesso ma funziona ancora. Adesso ce ne sono sicuramente di più moderne e più belle, però questa vabbè è un valore affettivo perché l'ha utilizzata mio nipote e gliel'ha regalata Dario al nipote, quindi il fatto che l'abbia comprata lui, non so, è bella sta cosa, adesso va al figlio e Daniel la utilizza veramente sempre ed è una salvezza, perché tipo io sono al computer o mi sto truccando, lo metto qua davanti a me e lui si sta tranquillo, e vi dico che questa qua anche dopo i 6 mesi potete utilizzarla sempre, perché lui non si alza e poi è molto bassa, quindi non c'è pericolo che possa cadere. Poi ha questi giochini che lo intrattengono perché lui vuole prenderli, questa gli piace proprio, a lui piace proprio starci qui sopra, e spesso vi dico si addormenta anche qua sopra, quindi questa è una salvezza. Queste qua le trovate di tutti i tipi, sono veramente in qualsiasi negozio le trovate. Questa suona e dondola, che poi adesso man mano aumenta il peso dondola di meno, quindi adesso dondola un po' di meno perché lui si è fatto pesante, ok. Comunque questa vi salverà in tante situazioni in cui magari siete sole, lo mettete dentro e poi vi girate e lo trovate che sta dormendo, una meraviglia. Calò che si è svegliato mio amore. Il mio amore si è svegliato. Allora ragazze, poi abbiamo preso questa culletta perché appunto la Next to Me non va bene più, quindi abbiamo preso questa, c'è anche la zanzariera, vabbè comunque qualsiasi culletta bella grande che abbia dei recinti alti, perché lui non so se lo vedete ma si sta alzando questo mascalzone e quindi praticamente, ah un'altra cosa, anche questo cuscino è qua dentro, questo è un cuscino che vi serve già da quando siete incinte, compratelo. Questo è un cuscino praticamente che quando io ero incinta utilizzavo per dormire quando avevo il pancione grande, poi lo utilizzate durante l'allattamento,
Ma tu vuoi proprio comparire, vuoi proprio comparire tu. E poi praticamente, vabbè, c'è lui e io l'ho messo qua dentro perché lui va ancora un po' largo in questa culletta. Ok, ah, queste lampade vi salveranno la vita. Questa ce l'avevo già vicino alla Next to Me, è veramente una salvezza. Questa suona e si accende, la notte fa tutte le stelle sul soffitto. È una salvezza anche perché questa qua lo calma tantissimo. Se tipo per esempio lui piange nella notte, si accende da sola. Veramente, questo me l'ha regalato la mia amica Alessandra che benedico ogni giorno. Questo si accende all'improvviso, la notte lui piange, si accende e lui si calma. È una benedizione. Questa qua invece l'abbiamo utilizzata da quando abbiamo messo questa culletta più grande, anche carina perché praticamente girano, vedete? Girano queste qua. Quindi è molto carino perché lui si mette a guardarla, anche se questo è il suo primo amore, vedete? Veramente lui la ama proprio con questo suono che lui proprio riconosce. Poi un'altra cosa, che non è prettamente una cosa da bimbi, ma è una cosa che io vi consiglio, è questa qua, la lampada al sale, perché ha tantissime proprietà anche per la respirazione. Aspetta, ve la faccio vedere spenta. E poi anche avere una lampada in stanza è comodo perché l'accendete e vi fa quel poco di luce quando dovete cullarlo e farlo addormentare. Io spesso la lascio accesa anche la notte, quindi vi serve. Poi qua vabbè, c'è anche un cagnolino che ci serve tantissimo. Poi c'è questo qua, anche tipo questi pupazzi grandi, sono belli perché lui comunque li abbraccia, si poggia sopra, sono molto molto utili. Mi fa morire. Vabbè, e quindi niente, ragazze, penso di avervi detto tutto al momento. Poi magari se mi viene qualcos'altro in mente ve lo dico su Instagram e faccio qualche story lì. Quindi seguitemi sempre su Instagram dove vedete tante fotine di questo birbantello e lasciate un like al video, soprattutto per aver visto Daniel, tanti like e un bacio, tanti commentini. Ciao! Ma la smetti di essere protagonista tu?